siamo ormai alla decima edizione. Dopo 1000 anni che abbiamo avuto la fiera praticamente in centro Bergamo, oggi in modo particolare in questo polo fieristico molto importante riusciamo a concretizzare, e avremo modo di toccarlo con mano, un'iniziativa a dir poco eccezionale. La presenza è significativa, è numerosa, spero che il tempo ci assista perché la presenza dei visitatori è altrettanto importante, ma questo è un segnale forte dove praticamente noi della Camera di Commercio, ma il territorio tutto, riponiamo in questa fiera un segnale forte di uno start-up, di una ripresa che secondo me non mancherà a tardare, perché effettivamente già si sta muovendo dall'inizio, possiamo dire, tutto quanto tocca l'internazionalizzazione, ma in modo particolare da 2 mesi a questa parte tocchiamo con mano sia nel piccolo artigianato ma anche nel commercio dei segnali positivi. Questa è la fiera che utilizza maggiormente i vostri spazi a disposizione. Sì, con la Fiera di Sant'Alessandro usiamo tutto il polo espositivo, compreso le aree sterrate che in questa occasione sono allestite a campi di equitazione. Parliamo proprio di questi campi di equitazione. Qui c'è una razza molto particolare che si può ammirare. Nei campi di equitazione abbiamo alcune razze particolari, abbiamo la presentazione del cavallo criollo, abbiamo un campionato nazionale di cavallo arabo, è un concorso di morfologia importante, abbiamo giudici internazionali che arrivano da tutta Europa per questo concorso e sono iscritti una 50ina di cavalli, per cui molto rappresentativo. Abbiamo altre iniziative su monta americana, che può essere il Dowdall, il cavallo criollo, il 2x20, abbiamo il team penning, per cui tutte iniziative molto entusiasmanti e anche molto belle da vedere perché coinvolgenti, di questi cavalli che con monta americana fanno dribblare questi vitelli lungo il percorso. Presentate delle novità anche per quanto riguarda le razze bovine. Sì, razze bovine, a parte la consueta mostra rassegna di vacche da latte e vacche da carne che ormai sono il fulcro della manifestazione perché rappresentano l'economia del nostro territorio, abbiamo delle anteprime, abbiamo gli yak, abbiamo la vacca Brahma che è originaria del Centro America, abbiamo una riscoperta della pezzata di Europa che è una sottorazza protetta che è qui rappresentata da alcuni allestitori. Lei porta in fiera alcune razze particolari, ce ne può parlare? Sì, le Brema e gli Yak, e dopo questi sono gli Highland. Le Brema sono tutte vacche di linea vacca vitello, anche questi qua che vivono oltre i Yak là, oltre ai 2500 metri sempre, in mezzo alla neve sono. E invece le Brema qua sono mucche da riproduzione per linea vacca vitello. Questi qua invece sono yak, sono bestie che diciamo che puliscono bene i prati e stanno bene per farle pascolare sempre di fuori. Non fanno tanto incremento come i chili, però sono bestie. Yak là sono molto cattivi, invece queste qua sono abbastanza umane. Sta però trovando soddisfazione con queste razze? Sì, abbastanza, dai. Lei di dov'è e dove li alleva? Val Brembo. Quanti capi ha? Ma una, sempre una 50ina in azienda. Vengono dopo un po'. Quindi ha un appezzamento ampio dove lascia lì? Sì.